Reduce da mal di schiena di 3-4 giorni, devo provare questa uscita a vedere se riesco a fare la gara la settimana prossima. Perché così come sono messo in questi giorni è un disastro. Oggi sembra meglio, gli ultimi 2 giorni probabilmente ho bevuto poco. Magari la disidratazione mi ha portato un po' a qualche problemino ai dischi. Adesso provo questo giro che mi sono impostato, che è praticamente dentro un po' di tutto per la gara. In test gara parto un po' forte, come in gara. Primi 200 metri di dislivello. E arriviamo a una discesa di H di Arosio e ci sono vari percorsi. Eccoci al percorso, giù sella e andiamo. Ovviamente non faccio i salti, tranne qualcuno. Rampona, ma non la faccio, mi ammazzo, no? Via. Vedete, si possono tagliare tutte le parti con i salti da DH. Questa è la parte un po' più ostica, cioè no, non è ostica, ma no, è stata un po' pulita, era più sporca, era la storia parabolica. Siamo quasi per prendere il single track che va a Casemario, un po' fissato qua, radici, possiamo andare. Oh, il retrofront, eccolo qua, e niente, scendeva di lì. E adesso via verso Cademario, percorso che già si è visto in alcuni video con la sella, e via. Ok, fine Cademario, vista spettacolare, giornata buona, qua piazziamoci dentro un record. No, qua tratto lo chiamo tecnico, anche se qua è facile, perché qua ci sono delle parti con radici, un po' intestato, e poi ci sono quattro tornantini strettissimi in pendenza al 18.
Ecco, e mo parte la zona dura, durissima questa. Segnalato da Strava, tratto duro questo, o tecnico, boh. Grazie tanto. Che alla fine il tratto intestato, e adesso qua si deve qua nel punto più alto, discesa, discesa fino al ponte di Vello, altro tratto duretto, tutto il 15-16 dopo, asfalto però. Un bel drettone questo qua, 15, tutto al 15, lo spiano un po', di nuovo single, leggera salita. Secondo anello e vai, secondo giro, e se riesco a finirlo, speriamo. Ciao.
giro di qua oggi. Doppio giro quasi finito, massacrante, perché è pieno di salite e discese, salite, discese, salite, discese, sono 6, 7, tutte due cifre, tutte 15-16%, 1300 dislivello, arriverò a quasi 1500 metri di dislivello, 40 km basta, settimana prossima vedremo, se ho mal di schiena salto gara. Vediamo, vediamo come va. Finisco sta salita e poi vado a mangiare. Cioè, segna 20%. Oh, giro finito, finalmente. Ultimi strappetti. Fine giro, 1418, andrà a 1440. 40 km, 41 km. Speriamo nella settimana prossima. In questa settimana speriamo che sparisca il mal di schiena. Oggi è andata abbastanza bene. È la mattina quando mi alzo che sento proprio un blocco alla schiena in basso. Vedrò di idratarmi bene. Domani magari lunedì fisioterapista. E boh, vedremo se ci siamo alla D'Annunzio Bike. Ciao! Max, queste gomme qua mi appiesano. Vabbè, sarà stata sfortuna, però due uscite l'ho già fatta fuori. Rimettiamo un barzo dietro, dai. E davanti, vabbè, la faccio fuori. Adesso la pulisco, poi te la porto giù.